sicuramente con grande entusiasmo perché per me è una bella opportunità di misurarmi con una categoria più alta di quella a cui ero abituato a giocare e quindi sono molto entusiasta di essere qui. E sappiamo che ti ha voluto fortemente il mister che hai già avuto l'anno scorso. Chiedo da parte tua quanto ha contribuito la presenza di Pecchi a Cremona per farti scegliere questa destinazione. Ma sicuramente il mister so come lavora, lui sa che tipo di giocatore sono e quindi ha influito, però comunque la Cremonese è una grande società e penso che questa sia la cosa più importante. Piacere Luca, Certo. così se hai parlato, visto che Lamberto Zauri è stato uno dei primissimi grandi acquisti della tua proprietà nel 2007, se avevi parlato con lui anche di questa destinazione, visto che lui ha conosciuto questa società. Sì, mi ha parlato prima di andare via perché mi ha detto che lui è venuto qui, era verso la fine della carriera e mi ha parlato anche lui molto bene sia della città che della società e di tutto l'ambiente. Ecco, crescere nella giornata della Juventus è sempre un punto avanti perché chiaramente c'è una società organizzata. Giocare all'Under 23 Serie C è praticamente una specie di riserva della prima squadra, tanto è vero che riserva invece giocatori in campo nella partita di Coppa Italia. Ecco, quanto conta l'organizzazione della Juventus anche a livello di seconda squadra? Sicuramente ha dimostrato di essere importante l'Under 23 perché spesso tanti giocatori sono andati a allenarsi, quest'anno Pirlo fa giocare spesso e volentieri anche dei giovani, quindi credo sia stato un grande contributo per loro. Luca, benvenuto. Io volevo chiederti, visto che c'è un altro ex grigiorosso nella Juventus 23 con cui hai giocato, che è Andrea Brighenti, in che modo ti ha parlato lui della città, visto che ha lasciato un ricordo abbastanza bello, diciamo. Sì, anche lui mi ha parlato molto bene, so che ha vinto il campionato di Serie C, sono approdato in Serie B e quindi anche lui mi ha parlato molto bene di tutto l'ambiente e anche della città di Cremona. Benvenuto anche da parte mia, ti chiedo un po' quali pensi che siano le tue caratteristiche principali. Ma sono principalmente un difensore centrale, ho fatto anche il terzino, però per caratteristiche prediligo giocare in mezzo e sono sempre stato abituato a giocare la palla da dietro, però mi piace anche poi marcare e sentire l'uomo in area di rigore. Conosci Pecchia, è uno che fa giocare la difesa anche abbastanza alta e fa partire sempre la palla da dietro, quindi sei già abituato, sei già preso per aspetta in realtà, no? Sì, un po' il modo di giocare il mister lo conosco perché comunque siamo stati un anno insieme. E spero che questo mi avvantaggi a entrare subito nelle dinamiche della squadra. Qui c'è una concorrenza al momento, no, molti sono infortunati, molti recuperano. Conosce bene Coccolo, chi l'ha visto giocare e anche in allenamento dice che Coccolo sicuramente è il giocatore importante, sarà un giocatore importante di questa squadra, proprio per il senso della posizione e per l'atleticità, la forza fisica. Confermi queste doti qui, il senso di posizione e forza. Sì, poi il posto se lo guadagna, cioè si Certo. guadagna negli allenamenti, quindi poi non sarò io a decidere, io darò il massimo e poi vedremo quello che succederà. Avevo visto anche la visita di Francesco Totti qua al centro, legato anche un po' al Torino, ti chiedevo se così aveva avuto modo di confrontarti anche con lui e comunque quanto è stato importante il fatto che abbia speso comunque belle parole su di te. Sì, è stato sicuramente un grande piacere, mi ha fatto un in bocca al lupo per questa avventura e niente di più. Hai scelto il 33, come mai? Scelto 33 perché di solito mi piace il 3, però era occupato, quindi ho preso doppio 3.